Ciao a tutti Toretti e benvenuti qua su Need for Speed. E ecco qui la nostra auto, la prima che abbiamo fatto, ma adesso andiamo su una seconda auto da fare. Abbiamo un progetto molto molto interessante, cioè ho un progetto molto interessante. Allora, dobbiamo andare a recuperarla come sempre. Andiamo con lei. Tra l'altro, cavoli è quella? Una GTR? Ah, è una figata d'auto, è un Infiniti. Guardate che bella. E ora ci richiamo dal rivenditore perché ci andiamo a prendere un'auto. Ma un'auto che è una gran cosa. Che mezzo, signori. Che sound. Bellissimo. Si imbarca un sacco perché, guardate, perché devo ancora fargli gli assetti e tutto, credo. Così è stock. Non ho visto quant'è, adesso andiamo a vedere. Comunque, vi stavo dicendo, appunto, non so ancora come strutturare questi video. Allora, il primo, quello con la 370Z, l'avevo fatto in modo che praticamente la configurazione, la colorazione non ve l'ho fatta vedere. Ecco qua. Bella. Bella la Lamborghini. Cos'è, una Huracan performante? Boh. Comunque stavo dicendo, non vi ho fatto vedere le grafiche che gli ho fatto. Ah, tra l'altro gli ho rifatto i cerchioni, ma adesso non sto qua a farvi vedere, ve li Uno farò si sta vedere più riempiendo le avanti. tasche. Bella macchina. E che volevo dire? Grazie per l'auto. Volevo dirvi anche che vi ho fatto vedere soltanto la configurazione, senza appunto gli adesivi. Qua se riesco vi faccio vedere entrambi, magari. Magari appunto, come si dice? Velocizzata. Allora, qui io direi di buttarli su tutto il possibile. Spenderemo un sacco, però di soldi come vedete ne ho, perché rifacendo le gare si fanno un sacco di soldi. Abbiamo già speso un sacco di soldi. Direi di fermarci qui, non ci dovrebbe essere più nulla di che. Personalizzazione, carrozzeria. Ah, qua subito i cerchi glieli faccio. Cerchioni. Nismo. Perfetto. Ah, giustamente. Ce li dà così, no. Noi non li vogliamo. Colore. Scarta le modifiche. Non so se farli. No, li lasciamo oro. No. Lasciamo i suoi. Cambio cerchione. Qui siamo a posto. Dobbiamo fargli delle pinze. Direi di andare sulle Brembo. E i dischi anche, che non cambia nulla. Ah, lasciamogli i suoi. E qua ci siamo. Stessa cosa farei subito dietro. Ok, ora andiamo sulle cose un po' più aggressive. Il cofano. Questi qua. Allora, devi mettergli questo.
Vabbè ragazzi, io quest'auto la lascio così, direi. Andiamo di giorno che voglio assolutamente testarla. Poi fatemi sapere se avete qualche idea per un colore particolare, qualche livrea interessante. Per ora direi di lasciarla così che fa la sua sporca figura. Ma davvero. Allora, vediamo un po' una garetta. Andiamo a provarla qua. Che ci pagano pure bene. E qua vuol giocare con noi. Andiamo nell'ovale. Wow, che stauto vola tra poco. Andiamo nell'ovale, sono 4 giri. È una cosa tranquilla. Ci pagano pure bene. Però merita. È tutto carbonio, sapete. La fiancata è un po' brutta da avere. Era magari meglio fare qualche parte in carbonio e basta. Però non so se c'è la possibilità. Ah no, la peggio, copriamo le parti che non vogliamo in carbonio. Esatto. Vabbè, qua siamo contro gente molto più scarsa. Non mi ricordo più quanto è il nostro livello d'auto. Perché è bello alto, mi sa. Porca vacca. Vabbè, quelli lì sono molto più veloci all'inizio. Però di solito non li... cioè, con le 30 non li prendevo già subito. Ah, già che abbiamo due donas ora. Esatto. No, no, quest'auto, ragazzi, fidatevi che è una bomba. Può pure decollare, secondo me. Guardatela. E una cosa interessante che mi sta venendo in mente è che potrei fare dei video in cui compariamo, non so, magari tipo questa, la paragoniamo alla GTR 34 che c'è su The Crew. Oppure fare un video assieme con The Crew e Need for Speed per valutare un po' come sono le differenze. 370, io voglio fare arrivare a 300. È difficile però. No, non ce la faremo mai qua. Guardate come si ricarica in fretta anche il NOS. In teoria abbiamo già praticamente finito la gara. Ancora due giri. Guardate lì. Ah, sarebbe una figata poter vedere l'interno del motore. Ultimo giro per il nostro GTR. Ok, levati. No, che ci distruggi l'auto. Sto vedendo anche che i nostri ricaricano molto velocemente. Sì, praticamente io mi faccio sta gara all'infinito e faccio un sacco di soldi. Praticamente funziona così il gioco. Non so se è un bug o... boh. Praticamente quando voi tornate... vabbè, ve lo spiegherò poi, dai, breve, quando configureremo qualche altra auto interessante. Vince una gara con ricambio ottimizzato al massimo. Beh, questa qui è tutto ottimizzato al massimo. Vediamo un po', arrivato primo, 2 minuti e 04. Non ricordo quanto avevo fatto con le altre auto, però è tanta roba. E devo cambiare la maschera al personaggio, perché mi sembrava di avergli messa quella rossa, però boh, o quella blu. Vabbè. Devo magari rialzare l'assetto, non lo so. Però quest'auto, fidatevi che è una gran figata. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, penso della carriera oppure magari con The Crew, che è da un po' che non registro né porto. E nulla, ciao a tutti e alla prossima.